Ora che hanno sporcato per bene le moto, sentiamo cosa ne pensano i piloti che le hanno guidate. Vincere la comparativa di motociclismo, secondo me, è determinante per una casa a livello commerciale, a livello di mercato. Non solo perché la comparativa è fatta bene, ci sono tanti tester di diversa estrazione, viene raccontato giorno per giorno il metodo di lavoro, si alternano i tipi di percorso, eccetera, eccetera, ma anche perché fondamentalmente motociclismo in autonomia è l'unica rivista in Italia a fare un lavoro di questo tipo. Le vere differenze si apprezzano nell'enduro classico, un enduro scorrevole, con qualche sasso, ma con un fondo che permetta di poter guidare serenamente bicilindrici di grossa cilindrata. Qui è venuta fuori la Yamaha, perché dà molta sicurezza, ha delle sospensioni che copiano molto bene e nonostante l'ABS non sia disinseribile, si fa guidare veramente bene. Yamaha mi è piaciuta moltissimo, perché è una moto che risponde perfettamente alle caratteristiche che io ricerco in una moto adventure. Yamaha per certi aspetti è la moto più vecchia del lotto, nel senso che ha un motore un po' di vecchio stile, un motore che ti porta fuori, un motore che ha un po' di on-off, un motore che non entusiasma particolarmente, ma è un motore che trasmette molta robustezza. La Yamaha è una moto che, come dico sempre, è sottovalutata. È una moto con la quale se dovessi partire per un ride, è una moto che ti porta in fondo al ride. Veramente la moto totale, ecco, con la quale puoi far tutto. Sì, se non è particolarmente coinvolgente appena ci sali, però quando ci stai sopra un po' ti accorgi che la qualità è buona, che è ben fatta, che è polivalente, il motore non è entusiasmante ma in fuoristrada non ti mette in difficoltà. Esatto. Ah, è una moto fatta per durare questa. Triumph mi è piaciuta moltissimo, è una moto per tutti, è facile, ha un motore che spinge fortissimo, in sesta addirittura a 30 all'ora, riprende senza strappi, è un motore che un tre cilindri che spinge sia in basso sia in alto. Comoda la posizione di guida, è una moto sicuramente con cui si possono macinare moltissimi chilometri senza far fatica. Triumph è una piacevole sorpresa perché si fa guidare nonostante la mole possa mettere in imbarazzo solo a vederla, e invece si lascia portare per il motore lineare e per un equilibrio abbastanza azzeccato. Una grossa sorpresa è la Tiger. Io a vederla non mi piace per niente, con questo serbatoio, il cammello, proprio anche il colore. Però se la guidi c'ha un motore che secondo me è fantastico. Penso che Honda abbia due caratteristiche uniche. Un telaio eccezionale che la rende simile a una moto sportiva e un cambio che potrebbe essere il futuro della mobilità. Le manca un po' di versatilità per stare al passo con BMW, ma anche Triumph e Yamaha. Honda ha un motore fantastico che spinge da 2000 fino a 10.000 giri, sempre costante e progressivo. Dopo avermi stupito su strada, Honda mi ha stupito anche in off-road, perché nonostante sia imponente e nonostante l'ABS non sia disinseribile, si fa però guidare bene per la forcella sensibile e perché l'equilibrio generale è buono. Avesse le pedane leggermente indietro sarebbe quasi perfetta come posizione di guida. Il mio pronostico era stato la KTM. È una bella moto, è molto precisa, stabile, ma fin troppo sportiva, fin troppo reattiva ai comandi del pilota, non abbastanza comoda come seduta e con un avantreno poco comunicativo. Non si può certo parlare di delusione, perché risponde a un target leggermente diverso. Sicuramente quello che noi cerchiamo, noi fuoristradisti, lo troveremo molto probabilmente sulla nuova R, cioè con 18, 21 e un carattere più off-road. Ma girare decisamente verso l'asfalto in questo modo trovo come, non so, se i Guns N' Roses si mettessero a suonare pop. Cioè, non ci può essere, non può esistere, perché KTM deve essere off-road, la sua anima deve essere off-road, invece questa macchina ha virato tutto sulla strada.
gran moto, va benissimo. Ma da KTM mi aspetto del rock fuori strada. Per aprire gli Ducati bisogna fare un discorso a parte, perché sono moto prettamente stradali. Sintetizzano un po' però quello che è lo spirito di tutte queste moto, così gommate. Avessero avuto più tassello ci saremmo sicuramente divertiti di più in fuoristrada e avremmo potuto analizzarle più accuratamente. Ma va giustamente considerato il target cui si rivolgono, che è sicuramente molto molto stradale. Una piacevole sorpresa scoprire un multistrada più facile rispetto a quello dell'anno scorso. È una moto che non ha più quel problema di raddrizzare in fase di frenata, è una moto che è meno scorbutica, sembra che sia più equilibrata in generale. Aprilia ha due pregi, è la moto più economica e la moto più facile da guidare. È la moto un po' per tutti. Non sono andate benissimo, Ducati è una moto vendutissima e Aprilia storicamente negli ultimi anni fa delle moto molto guidabili, per cui ci aspettavamo tanto anche alla prima uscita. Però le italiane devono lavorare ancora un po' se vogliono arrivare al livello delle prime. Io cerco sempre di spiegare perché mi piace la Stelvio. Secondo me alcune persone mi capiscono, altre no. Ci sono dei piaceri della vita, come possono essere mangiare la musica in cima a un promontorio mentre il sole si picchia nell'Egeo. Questo è un piacere della vita. Per me un piacere analogo è uscire di curva con la Stelvio a 2500 giri, aprire, quello che fa quel motore tra i 2500 e 4000 mi fa godere. La Guzzi ha di magico che è una moto con l'anima, è una moto per noi simpatica. Simpatica vuol dire che è bella da guardare, bella da guidare. È il classico, è la tipa, quando si dice una ragazza è una tipa, nel senso che ispira qualcosa pur avendo qualche difetto. Ecco, la Guzzi è così e non è poco, perché le moto sono una passione, per molti di noi anche un amore. E quindi se una moto trasmette questo sentimento, suscita questo sentimento, significa che è una moto riuscita. La migliore è il risultato della BMW e devo dire che lo è anche per me. Ogni anno di sorprese non ce ne sono. Ce ne sono magari nella seconda, terza, quarta posizione, ma al vertice c'è sempre BMW. Basta provarla. E devo dire che la BMW ha confermato quelle che sono stati i presupposti, cioè che ho già provato su strada, una moto molto maneggevole, molto guidabile. Non si può chiedere di più a una moto, per cui io non so come farà BMW a migliorare questo prodotto. BMW conferma la sua maneggevolezza, la facilità nel gestire il traverso, la derapata, la perdita di aderenza e il bilanciamento generale. Adesso invece BMW oggettivamente è la moto migliore, cioè la moto che la prendi in mano e ti ci trovi subito bene, sì. Sia se sei un motociclista di quelli cattivi, sia se sei uno di quelli tranquilli, è la moto che va bene per tutti. Che palle, ha vinto ancora la BMW GS, è il terzo anno di fila, è difficile che una moto ripeta per tre volte la vittoria, quest'anno ha fatto più fatica, perché la Triumph a tratti è sembrata in grado di passare davanti. Si vede che la BMW è comunque una moto rivoluzionata, quindi un potenziale altissimo, ma secondo me è ancora perfettibile. In ogni caso il suo vantaggio è nel suo motore, nel suo telaio, sono talmente diverse che o li ami o li odi. Noi continuiamo a cambiare i nostri tester, il test team ogni anno alterna i propri collaudatori, ma il verdetto alla fine è sempre unanime, segno che davvero è una moto trasversale riuscita. Per oggi è tutto, speriamo che vi sia piaciuta anche questa puntata, ci vediamo alla prossima!